Il tuo sorriso, la nostra luce, quello che tu lasci non va più via. Questo è il messaggio pubblicato dai genitori di Vanessa Ballan, la giovane tragicamente uccisa il 19 dicembre scorso nella sua abitazione a Riese Pio X, nel Trevigiano. Vanessa, madre di un bambino di 4 anni e incinta del suo secondo figlio al terzo mese, è stata vittima dell'aggressione perpetrata da Buhar Fandaj, un uomo kosovaro con cui la ragazza aveva intrattenuto una relazione segreta tra il 2021 e l'estate scorsa, quando lei aveva deciso di porvi fine. La giovane conviveva con il compagno Nicola Scapinello, padre del suo primogenito. È stato proprio il compagno a scoprire l'esistenza di una storia tra Vanessa e Fandaj. La conferma definitiva è arrivata quando, alcuni mesi fa, Fandaj ha inviato a Nicola un messaggio molto esplicito riguardante la natura del rapporto che aveva avuto con la ragazza, allegando persino un video dei loro momenti intimi. La 26enne aveva raccontato al compagno di aver concluso la relazione con Fandaj, ma il kosovaro avrebbe sfruttato quei video come mezzo di ricatto per costringerla a nuovi incontri. Venuta a conoscenza di questa situazione, Nicola ha preso la decisione di perdonare Vanessa e di proteggerla dalle minacce del kosovaro. Così, il 27 ottobre scorso, i due si sono recati insieme dai carabinieri per denunciare Fandaj per minacce e stalking. Purtroppo il caso non è stato considerato abbastanza urgente per emettere un provvedimento di allontanamento nei confronti del kosovaro. Tuttavia sembra che la notizia della denuncia, forse combinata con la notizia della gravidanza di Vanessa, abbia scatenato l'ira omicida di Fandaj. Vanessa, che lavorava come commessa in un supermercato, aveva trascorso le ultime settimane a casa in maternità anticipata. La mattina del 19 dicembre, mentre il compagno era al lavoro, Fandaj si è introdotto nella loro casa portando con sé un martello e due coltelli. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il kosovaro ha sfondato la porta finestra, è entrato e ha ucciso la donna con 8 coltellate. Successivamente si è allontanato e ha chiamato il 112, dichiarando «Ho fatto una brutta cosa, ma vengo io domani a costituirmi». Successivamente ha cercato di ingannare le indagini diffondendo una propria foto al confine tra Italia e Slovenia. Tuttavia è stato scoperto che era ancora nel paese e proprio quella stessa notte i carabinieri lo hanno arrestato. Durante il suo arresto l'uomo è stato descritto come pericoloso e accusato di aver agito con premeditazione. Queste sono le parole del giudice Carlo Colombo. Fandaj aveva iniziato a manifestare gelosia e possessività. Pretendeva che Vanessa lo tenesse costantemente aggiornato sui suoi spostamenti. Insisteva affinché lasciasse il suo convivente. Le inviava messaggi contenenti minacce. L'omicidio è stato pianificato scegliendo il momento adatto, quando Vanessa era sola in casa e non si aspettava il suo arrivo, aggirando le telecamere di sicurezza che riprendono l'area dell'ingresso e predisponendo gli strumenti necessari con lucida ferocia. La procura ha già ordinato il test del DNA sul feto che Vanessa aspettava. È quasi certo che il padre del bambino fosse il compagno. Si suppone che Fandaj abbia ucciso la ragazza anche perché la nascita di quel figlio avrebbe avvicinato ancora di più Vanessa e Nicola. L'uomo le aveva scritto: «Ti rovino la vita, mi dispiace per tuo figlio. Vammi pure a denunciare». In un altro messaggio pubblicato dopo il crimine, aveva inoltre scritto: «Sono fatto così, io ti do subito cuore, trasparenza e sincerità, ma non pensare mai di fregarmi, perché se mi cadi dal cuore non ci risali più». Un incubo che Vanessa aveva già affrontato nel 2021, quando aveva denunciato un uomo di 49 anni di origine marocchina che la perseguitava e minacciava. Tuttavia, successivamente, aveva ritirato la denuncia.